Che cos'è girandolo? Allora, girandolo è un seggiolone multifunzione, trasformista abbiamo chiamato, che ho ideato e progettato la prima volta per mia figlia Sofia quando era molto piccola. E, dopo aver visto un oggetto analogo che però non aveva la funzione di seggiolone, quindi aveva le due funzioni che girandolo ha oltre a quella di seggiolone, che sono di, poi vi farò vedere, girandolo è lui, di banchetto per disegnare, per fare attività, e oppure ribaltato un dondolino. Allora io ho visto questo oggetto a casa di amici, ho pensato che se fosse stato anche un seggiolone avrebbe potuto essere un oggetto molto interessante, soprattutto per chi vive in case piccoline, e poi anche per un altro motivo che ho visto quando poi appunto ho realizzato il primo per Sofia e l'ho utilizzato veramente tanto insieme a lei, perché allora avevo in effetti una casina molto piccola dopo il pranzo di casa in cucina, il fatto di poter ribaltare girandolo e quindi renderlo un altro oggetto di Sofia che lei utilizzava immediatamente per fare altre cose, era interessante, utile, perché le consentiva di rimanere vicino a me mentre mi occupavo delle faccende, di risistemare le cose eccetera, e quindi cioè per i bimbi rispetto a dire vai nella tua camera a giocare, cioè è chiaro che hanno più piacere a rimanere con le persone, insomma con mamma e papà eccetera, e quindi era utile insomma. Girandolo volevo chiederti se ci racconti un po' come lo hai pensato, nel senso, a noi piace molto il fatto che tu abbia scelto il legno, un certo tipo di materiali, tu curi tutta la filiera un po' di sì. Girandolo. Allora, io quindi diciamo 10-12 anni dopo il primo prototipo ho deciso di metterlo in produzione, perché mi è sembrato veramente un oggetto interessante perché ha un concetto di educazione al rischio che ho visto in questi svariati anni, dove il primo girandolo era a casa ed è stato utilizzato da tantissimi bambini chiaramente, oltre a Sofia, e quindi ho visto a quanto è servito, cioè quante cose diverse poteva diventare come gioco, oltre a essere un seggiolone, e il fatto che comunque sia un oggetto molto stabile. E nessun bimbo si è mai fatto male, e anche questa cosa appunto nel tempo mi ha fatto capire che poteva essere veramente una cosa interessante anche da proporre ad altre famiglie. Allora ho deciso di metterlo in produzione e quindi ho iniziato a fare innumerevoli prototipazioni, perché nella funzione dondolo comunque dovevano esserci degli standard di sicurezza fondamentali, perché non si potesse ribaltare in nessun modo, e come banchetto anche, no, da avere delle misure adatte appunto a che il bimbo fosse comodo seduto con il piano d'appoggio di lavoro, diciamo così, e quindi da una parte, cioè il primo lavoro che è stato fatto è stato quello della prototipazione e brevettazione, quindi quando piaceva a me, come era avvenuto, tenendo conto anche di standard industriali, quindi di poterlo realizzare in una senza doverlo tagliare ogni volta a mano con il taglio delle cave, essendo tutto curvo, è chiaro che doveva essere realizzato a controllo numerico il taglio dei fianchi. Quindi ho messo a punto ad esempio piccole cose come, una cosa importante è anche il fatto che
per me era importante che potesse essere venduto da assemblare in modo da avere un ingombro minimo come packaging e una grande semplicità di montaggio per i genitori. E allora ho fatto in modo che i vari componenti fossero uguali a due in modo da poter anche scambiare i fianchi, i fianchi chiaramente sono non sono identici nel senso che sono speculari, ma oltre ai fianchi tutti gli altri componenti sono uguali a due, quindi si possono scambiare che non cambia nulla. E chiaramente ci è stato fatto tutto un lavoro per rispondere agli standard di sicurezza, e quindi sono stati fatti dei test di stabilità e quindi di nuovo delle modifiche fino a renderlo anche idoneo, ecco, agli standard di sicurezza richiesti dall'Unione Europea. E a quel punto ho iniziato a definire la filiera di produzione, perché per me così era importante anche l'aspetto di sostenibilità, e quindi il legno per ragioni proprio funzionali doveva essere un legno leggero, perché abbiamo provato a realizzare alcuni prototipi in faggio, che è un legno che mi piace molto, in betulla anche, molto bello, in legno di pero bellissimo, però sono legni pesanti e diventava un altro oggetto, insomma, anche pericoloso per i bimbi magari più grandi, e che nel volerlo ribaltare da sé poteva, cioè il peso cambia molto da un legno all'altro, quindi potevano farsi male nel tentativo di ribaltarlo. Quindi tu hai scelto? Quindi ho scelto un legno di pioppo, perché appunto l'alternativa era il pino, l'abete, però non sono legni locali nostri e sono legni fantanto baita, mentre il legno di pioppo è un legno proprio locale delle nostre zone, è un legno bello, a parte dal nome al fatto che parliamo di legno di pioppo da legno, cioè albero di pioppo non da cippato, quel legno, quel pioppo, diciamo il colore del compensato, che è un legno bianco che non ha venature, muto, come si dice. Ci sono anche delle varianti di questo legno che sono appunto quelle che ho utilizzato io, che invece hanno delle belle venature, e da sempre i nostri nonni, i bisnonni, li usano nelle nostre zone per costruire tutti i mobili di casa, quasi sempre venivano poi colorati all'anilina e diventavano noce, cioè indistinguibili col legno di noce, ad esempio. Quindi legno con delle belle venature, pur essendo chiaro. Un legno nervoso, il pioppo, però appunto si sono fatti accorgimenti tali per cui si è riusciti a fare in modo da renderlo adatto. E poi che dire, ho trovato una segheria la più vicina a noi a Rovigo, nel senso che in Piemonte nel 2011, quando sono entrata in produzione, nessuna segheria in Piemonte che trattasse il legno di pioppo, questo tipo di legno, che appunto, essendo un legno nervoso, non può essere una tavola così larga unica, perché si muoverebbe troppo, e quindi era necessario avere un legno lamellare. Il legno che è stato scelto è un lamellare a lista intera, nel senso della lunghezza, quindi sono listoni larghi intorno ai 10 cm incollati tra loro, doveva essere, secondo appunto quello che stavo cercando, esente formaldeide.
Proprio perché appunto anche questa mi sembrava una cosa importante, essendo un prodotto destinato ai bambini. E quindi l'unica segheria in grado di fornirmi questo tipo di materiale è Aurigo. La cosa interessante è Spiegami. che in quella segheria si occupava cioè riceveva i tronchi, quindi tronchi tracciati da foreste italiane, francesi e tedesche. E quindi marchiate, non mi ricordo se FSC o qual è la sigla, insomma, Comunque comunque con la traccia di lì. foreste, Sì, FSC mi credo. sembra FSC, Sì. e marchiate esente formaldeide, e lì in segheria, quindi realizzano i pannelli e li tagliano a controllo numerico. Quindi entra nei tronchi ed esce girandolo praticamente senza ulteriori movimentazioni. Siamo sempre in pianura padana, non siamo vicinissimi, però di Sì. strada non se ne fa poi così tanta. Esatto. Io ho Bella deciso. questa attenzione, super. Anche a noi è piaciuto anche questo quando, insomma, quando abbiamo cercato un po' e ti abbiamo trovata, ci è piaciuta questa attenzione all'ambiente che c'è in girandolo e che se vuoi raccontarci un po' c'è anche negli altri materiali, visto Sì, le vernici. le vernici sono vernici Solas e quindi esclusivamente e appunto garantite esclusivamente materie prime, minerali e vegetali. Un po' più complicato da dare come tipo di prodotto rispetto ad altre vernici, però vabbè, prodotti di alta qualità. Poi ho da subito proposto diverse versioni di girandolo, a parte le versioni decorate, che fanno parte di un altro progetto ancora, che è stato creato in collaborazione con artisti e illustratori, di realizzare un certo numero di girandoli d'autore, su cui sono state fatte delle mostre. È stato un progetto carino ma parallelo. Ho reso subito disponibile girandolo in versione neutra, naturale e verniciata all'olio. Neutra, no scusa, grezzo, naturale e all'olio. Grezzo per chi desidera avere girandolo, ma infatti nella maniera più economica. Chiaro che grezzo vuol dire che da levigare e da fare tutti questi passaggi che faccio io diversamente, che sono appunto levigatura, impregnante, levigatura, vernice, prima passaggio di vernice, rilevigatura. Se la vernice è data, è una vernice all'acqua, è la versione che io chiamo naturale, e che significa che chi lo acquista può decorarlo. Lo possono fare quindi sia i grandi, i genitori, chi lo regala eventualmente, ma anche i fratellini più grandi, cioè si può decorare e verniciare con qualunque tipo di colore, perché appunto di base c'è una vernice all'acqua, e poi si dà una mano di finitura giusto per bloccare il tipo di decorazione che si è fatta. Mentre nella versione neutra all'olio, cioè io dopo averlo trattato appunto con i passaggi di cui dicevo prima, lo completo con una finitura all'olio, come in questo caso, che dà un effetto, insomma, il legno respira, continua a respirare, quindi a cambiare di colore, è viva come, cioè, lo si percepisce proprio, e non è una vernice che chiude completamente i pori del Si legno. trasforma. E
ed è comunque lavabile, impermeabile, chiaro che magari, che so, a distanza, che so, magari anche di un paio d'anni, gli si può dare, se si decide ovvio di dargli una pulita, insomma, di rilievo, poi lo si può dare un passaggio di cera, cioè come si faceva una volta con i mobili, con i tavoli e via dicendo. Questo non abbiamo ancora fatto vedere le funzioni, se vuoi lo muoviamo un po'. Dai, allora, girandolo dunque, il così chiaramente un seggiolone, il set di cuscini è necessario per renderlo conforme agli standard di stabilità dei seggioloni, perché i cuscini appunto tengono in qualche modo fermo il bimbo. È chiaro che questo è stato pensato come seggiolone da tavolo, proprio perché anche lì c'è la convinzione che il bimbo che mangia a tavola insieme alla famiglia sia una soluzione migliore rispetto a far mangiare il bimbo su un seggiolone magari prima degli altri componenti della famiglia. Non so, non mi è mai sembrata una cosa particolarmente simpatica, perché è chiaro che chi sta dando da mangiare al bimbo, il bimbo deve mangiare prima possibile, perché così poi anche gli altri possono mettersi a tavola, è lì seduto a essere imboccato, l'ho sempre percepita come una situazione un po' di costrizione sicuramente da parte del bimbo e... invece il bimbo a tavola secondo me mangia più volentieri, vive il momento del pasto in una maniera diversa, sì. E impara il significato della convivialità già così con la famiglia, con magari appunto anche i fratelli più grandi, che il gusto di mangiare insieme credo che sia molto importante e che faccia anche venire fame, quindi può essere anche utile per i più piccoli. E allora, senza il set di cuscini è così che si presenta. Eccolo. Allora, se lo giriamo, lo capovolgiamo in questo modo, diventa un dondolino. E chiaramente un dondolo che si muove poco, pensato così per i più piccoli e per evitare che si ribalti. La cosa interessante è che non essendo troppo formato, ovvero cioè non essendo non rappresentando una macchinina piuttosto che una barca o che so una motocicletta, può diventare tutte queste cose, una slitta, un carretto. Ho visto i bimbi giocare in tantissimi modi trasformandolo in tante cose diverse. E se lo capovolgiamo diventa invece un banchetto per disegnare, per fare cose, e pratico perché così lo facilmente salgono e lo usano come tavolino, come poggiacose eccetera. Poi non lo so, il girato in questa maniera può essere un negozietto, un altro piano d'appoggio, insomma, per farci altri giochi. Vediamo che si inventerà Edoardo. Infatti, e poi fatemi sapere. Sì, intanto grazie Stefania. Grazie a voi. Grazie a voi. E grazie di tutta questa passione, di tutto questo impegno proprio per fare una cosa ecosostenibile. Questo, sì, è bellissima. Grazie. Grazie a voi per essere arrivati fino qua.